Beh, ascolta, tu che sai tutto del Giappone, dimmi una cosa, ma è vero che dormono in alberghi piccolissimi e che vivono in case Avete lunghe presente, vero, questi? quella sensazione che Vivono provate comunque quando in qualcuno appartamenti inizia una frase dicendovi: piccoli. Che i giapponesi tu che sei bravo a... vivono in case che tu che sono sei comunque tutto di... Beh, piccoli. E i giapponesi immagino di sì. dormono In quel momento cominciate a pensare. in Ecco, è appartamenti fatta. piccoli. Ma tutto questo è vero? Questa è la Appunto, volta che funzionano capiscono in che non case so che sono niente, piccoli. che non valgo Nel niente. documentare su Poco Netflix ho importa se è un trovato argomento su cui siete molto ferrati o di cui un sapete articolo solo che non alcune capisco come cose. mai La in tutto preoccupazione di non questo essere mondo all'altezza e di non non sono essere riconosciuto come effettivamente capace in qualcosa è sempre lì in agguato. Probabilmente è un concetto di cui avete già sentito parlare, ovvero quello che viene definito sindrome da impostore. Il termine, coniato nel 1978 da due psicologhe americane, descrive una condizione psicologica caratterizzata dall'incapacità di interiorizzare i propri successi e dal terrore di essere esposti in quanto impostori. In altre parole, anche se siamo ferrati, preparati, ci sentiamo sempre come degli impostori, ovvero come qualcuno che sta cercando di far credere di essere più bravo di quello che è o di farsi passare per qualcosa che non è. Non so se questo deriva forse dal nostro background scolastico, dal fatto che siamo sempre messi di fronte a delle prove, a degli esami, per i quali, per quanto preparati, non ci sentiremo mai adeguati. Ricordo che quando ero a scuola, ad esempio, il secchione della classe, no, non ero io, si sentiva sempre inadeguato e non preparato, era addirittura noioso tal quanto continuava a insistere sul fatto che lui non era pronto abbastanza per il compito o per l'interrogazione, mentre l'ultimo della classe, al contrario, era sempre il più tranquillo. Il risultato qual è? Immagino lo capiate anche voi, il secchione continuava ad essere il primo della classe e il più bravo della classe, mentre l'ultimo restava sempre l'ultimo. Perché allora ci sentiamo spesso impreparati ed inadeguati? Probabilmente il fatto deriva dal bisogno di approvazione sociale, di essere riconosciuti per qualcosa che sappiamo o facciamo. In fin dei conti, siamo animali sociali e abbiamo bisogno dell'approvazione del branco. In particolare, quando ci proponiamo in qualcosa o ci viene chiesto qualcosa, ci mettiamo allo scoperto e usciamo dalla nostra comfort zone. Ci sentiamo spesso inadeguati. Sarò abbastanza bravo? Sarò all'altezza? Siamo alla mercé del giudizio altrui. Per quanto mi riguarda, una delle preoccupazioni iniziali quando ho cominciato a pubblicare video su YouTube è stata proprio quella di superare la sindrome da impostore. Chi sono io per pubblicare qualcosa, per caricare dei video e dare dei consigli, raccontare qualcosa o anche banalmente recensire un prodotto? Se anche voi avete un canale YouTube o state pensando di aprirne uno, sono sicuro che questi sono i dubbi che vi vengono. All'inizio c'è questo timore proprio di superare la sindrome da impostore. Dopo però, quando cominciamo effettivamente a pubblicare qualcosa, ci accorgiamo che non è tutto il mondo lì pronto a giudicarci e a valutare quello che sappiamo o che non sappiamo. Anzi, agli occhi delle altre persone, probabilmente sembreremo già degli esperti per il solo fatto di metterci in gioco e di spiegare qualcosa. Faccio un esempio. Se io pubblico dei video su YouTube, per una persona che non sa neanche accendere una fotocamera, sarò già un bravissimo filmmaker. Se corro abitualmente 7-8 km, per una persona che non corre neanche 10 minuti, sarò già un bravissimo runner. O se faccio delle torte semplicissime, per una persona che non sa neanche cuocersi la pasta, sarò già un provetto cuoco. Questo perché, agli occhi delle altre persone, il fatto solo di metterci in gioco e di dare delle informazioni qualcosa ci fa sembrare come competenti in materia. Il fatto è che quando abbiamo imparato qualcosa, quando sappiamo fare qualcosa, per noi quella cosa diventa ovvia. È scontata, è facile, non ci diamo troppo peso o attenzione, perché di fatto l'abbiamo conquistata, l'abbiamo archiviata. Quando studiamo qualcosa, quando facciamo qualcosa, a nostra volta impariamo da chi ne sa di più di noi, e il nostro punto di riferimento è sempre il nostro maestro, nei confronti del quale ci sentiremo sempre inadeguati. Al contrario, le altre persone non la vedono così, ma ci considerano a loro modo come dei punti di riferimento. Per chi non sa nulla di un certo argomento, diventiamo quindi a nostra volta degli specialisti.
come fare dunque per superare questa sindrome da impostore? La cosa migliore secondo me è proprio quella di uscire allo scoperto, di fare qualcosa, di provare a fare, di uscire dalla nostra zona di comfort, di metterci in situazioni difficili e a volte anche ridicole. Perché? Perché solo in questo modo, facendo, ci sentiremo abituati e adeguati a fare. Saremo anche pronti al giudizio delle altre persone. Ma come dicevo prima, ci accorgeremo anche che le altre persone spesso non sono lì a giudicare. Anzi, al contrario, probabilmente ci ringrazieranno perché da quello che faremo, da quello che diremo, da quello che magari spiegheremo, avranno tratto qualcosa di nuovo. Qualcosa che per noi sembrava banale, scontata, ridicola, per qualcun altro non lo è e starà imparando qualcosa di nuovo grazie a noi. Anche questo video, ad esempio, per quanto semplice possa essere, spero possa abbia portato qualche risultato e qualche informazione nuova e possa aver aiutato qualcuno. Se è così e il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un bel mi piace e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, aiutandomi a passare voci ad amici, parenti, conoscenti, alle nostre amiche nonne, a tutti quelli che volete. Insomma, grazie per il supporto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie mille.